il telo, l'impianto di riscaldamento e la pavimentazione per rendere questo luogo un luogo bello, un luogo conviviale dove i ragazzi possano allenarsi al meglio. Quindi la soddisfazione del preside, del dirigente scolastico Roberto Franca. Sì, veramente sono molto soddisfatto perché i lavori sono andati avanti per diversi mesi, diciamo parecchi, però il risultato è stato eccellente, quindi siamo molto contenti perché i nostri ragazzi, ecco, hanno bisogno anche di ambienti sani dove poter svolgere l'attività fisica e poter quindi crescere anche in maniera fortificata nel fisico e nell'alimentazione. Ecco, noi siamo l'alberghiero per cui abbiamo il binomio perfetto, alimentazione e attività fisica. Veramente devo ringraziare tantissimo la provincia per lo sforzo che ha fatto, ma hanno creato una struttura veramente eccellente di prima qualità. Un intervento di circa 100-110 mila euro che ha dato una grande svolta a questa scuola e a questa struttura. Questa palestra verrà utilizzata anche da associazioni sportive qui della città di Pesaro. È la dimostrazione che la scuola si apre alla società come la società deve essere aperta alla scuola. Questa è una delle palestre che il Comune concede alle realtà sportive che fanno richiesta al Comune di Pesaro. Nello specifico questa struttura per noi è fondamentale sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale, perché questa struttura trova l'ospitalità di ragazzi disabili, quindi diciamo le attività sportive che vengono indirizzate qui sono attività sportive per ragazzi disabili, quindi dal baschine ad altre attività sportive, quindi per noi era fondamentale poter riavere la disponibilità di questa struttura. È veramente bella, riqualificata, un parco nuovo, un telone nuovo e quindi veramente è anche invitante venirci a fare sport.